Sono ormai moltissimi anni che l'Unione Italiana Ciechi di Vibo Valenza, in un'opera di sensibilizzazione delle problematiche inerenti alla lettura che hanno le persone non vedenti, organizza gli incontri d'autore, dove viene presentato un libro che, per concessione dello stesso autore e della casa editrice, viene tradotto in lingua braille e messo a disposizione sulle piattaforme per persone cieche, in modo da essere fruibile a tutti. Quest'anno, dopo aver sempre fatto da moderatore, Maurizio Bonanno ha cambiato veste e ha presentato la sua ultima fatica, la laminetta di Ipponion e la definitiva rivelazione dei rituali orfici. Un testo alla portata di tutti sul reperto più importante del Museo Archeologico Statale di Vibo Valentia. Durante la serata è anche stato presentato al progetto Un libro per tutti, curato dall'amministrazione comunale di Vibo Valentia, proprio in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi, e che coinvolgerà la biblioteca comunale. È un progetto che portiamo avanti assieme all'UIC e al Comune di Vibo Valentia e che doterà questa biblioteca comunale di audiolibri, audiobook, che saranno poi registrati nella sezione proprio del UIC. E potranno facilmente poi essere accessibili per questa integrazione importantissima con l'Unione Ciechi, perché appunto non deve essere una fruizione da parte solo di una parte della popolazione. Come ha detto il Presidente De Luca, ci sono più di 2 milioni di ciechi e naturalmente questo deve servire per integrare e per dare la possibilità a tutta la popolazione, non solo le persone che vedono possono arrivare qua indipendentemente dall'essere aiutati, e poter quindi usufruire di questi audiobook e quindi poter ascoltare e ammirare anche delle opere che altrimenti non potrebbero leggere. E gran parte saranno libri di autori locali, perché sono quelli che in fondo mancano. Per quanto riguarda gli altri libri, gli altri audiobook, quelli si possono trovare anche in grandi biblioteche italiane. Invece qua sarà una sezione proprio di autori locali, e tra i quali il primo che sarà registrato in audiobook sarà proprio il libro di Maurizio Bonanno, la laminetta orfica.